Come gestire l'insicurezza? La vita è insicura. Non c'è sicurezza riguardo alla vita perché... Ti rivelo un segreto? Per quanto giovane in salute tu sia, un giorno morirai. Ti auguro una lunga vita, ma comunque un giorno morirai. È ok? No? Per cui puoi morire gioioso o puoi morire piangendo. Dipende da te. Ma ad ogni modo, un giorno morirai, sì o no? Se dici che non vuoi morire, comincia a recitare oggi. Non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Tutto quello che succederà è che non vivrai, però poi morirai. Sì. La paura non voglio morire non ti lascerà vivere, ma non ti aiuterà a non morire. Morirai comunque. Accettare la mortalità è una cosa molto importante. Se non accetti la mortalità, stai vivendo in un mondo di fantasia, di un mondo irreale, non nel mondo reale. Il mondo reale è che veniamo e andiamo. Così tante innumerevoli persone sono venute al mondo e se ne sono andate prima di noi, non è vero? Tutte queste innumerevoli persone, persone che hanno camminato su questo pianeta prima di voi e me, dove sono? Sono tutte diventate terra. Sì o no? Anche questa diventerà terra un giorno, a meno che i vostri amici non scelgano di seppellirvi davvero in profondità, temendo che possiate tornare dal regno dei morti. E ci sono stati certi episodi. Se accetti la tua mortalità, sicurezza, insicurezza, tutte queste cose spariranno. Stai vivendo quotidianamente come se tu fossi qui per sempre. La consapevolezza fondamentale è che questo è mortale, questo è qui solo per un tempo limitato. Se questo fosse la norma, sai, una cosa normale di cui sei cosciente, della tua vita ne faresti il miglior uso, di sicuro. E se accetti quell'unica cosa, non ci sarebbe insicurezza perché non c'è niente da guadagnare, niente da perdere in questa vita. Sei venuto con niente. Qualunque diavolo di cosa stia succedendo, il tuo bilancio è positivo. Sì o no? Non è così? Sei arrivato con un investimento? No, sei arrivato con niente. Quindi qualunque diavolo di cosa stia succedendo, il tuo bilancio è sempre positivo, non è vero? E comunque, non ti permettono di prendere un container alla fine. Quindi tutto ciò che hai è quanto profonda, intensa e bella è la tua esperienza di vita. Quindi non fare troppe storie al riguardo. Ti stai comportando come se stessi per perdere qualcosa. No, non c'è niente da perdere, niente da guadagnare, perché tu vieni e vai. Tu potresti pensare, oh la mia vita, la mia vita. No, la tua vita su questo pianeta è come un pop-up sullo schermo del computer. Avete visto questi pop-up? Sei soltanto un pop-up e un pop-out. Nel frattempo, ti alzerai e risplenderai? Questa è l'unica domanda, d'accordo? Quindi se in ogni caso risplendi, a volte puoi essere visto dalla gente, a volte potresti non essere visto dalla gente, ma l'importante è che tu stia splendendo dentro di te e questo è tutto ciò che conta. Se le persone hanno gli occhi per vederlo, lo vedranno, altrimenti non lo vedranno, questo è un problema loro. Ma tu stai vivendo una vita intensa e profonda, questo è tutto ciò che conta qui. Se capisci questo e se metti in atto questo nella tua vita, non vi sarà insicurezza perché... di sicuro c'è solo la morte. Sì o no? La gente continua a chiedermi, viene da me e mi chiede, Sadhguru, per favore, dacci la tua benedizione, che niente possa accaderci. Che razza di benedizione è questa? La mia benedizione è che possa accadervi di tutto. Tutto ciò che è vita ti deve accadere. Sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? Per favore, devi prendere una decisione adesso. Sei venuto qui per evitare la vita o per vivere la vita? Vivere la vita. Tutte le diverse dimensioni di ciò che contiene questa vita devono accaderti, non è così? Se sei venuto per evitare la vita,
C'è un oceano proprio qui. Puoi saltare nell'oceano. Vedi, se vuoi evitare la vita, devi morire. È un modo più efficiente di fare le cose, non è vero? Se sei vivo e cerchi di evitare la vita, diventerà qualcosa di miserabile. Se ti senti insicuro, è quello che farai. Cercherai di evitare la vita. Quando sei vivo e cerchi di evitare la vita, questo causerà immensa sofferenza. Quando sei vivo, vivi. Quando muori, muori. Non tornare dalla morte.